Buongiorno a tutti e bentornati in montagna. Dietro di me possiamo osservare la dorsale che sovrasta la sponda occidentale del lago di Como, composta dal Monte di Tremezzo, il Monte Galbiga, il Monte di Lenno e la cima della Duaria. Mi trovo appunto in questa zona perché ho intenzione di compiere un anello. Sono salito da Ossuccio, frazione di Tremezzina, e mi sto portando al rifugio Boffalora. Da lì salirò sul monte di Lenno per poi scendere all'abbazia di San Benedetto. Oggi le previsioni danno neve sopra gli 800 metri, ma per il momento non piove neanche. Sarebbe bello riuscire a salire sotto una nevicata, ma vedremo un po' come si mette. Oggi non ho tanto tempo, intenzione di fare una gita di mezza giornata, infatti. Sono le 7:50 e sono a circa 1000 metri. Qui c'è un appostamento dei cacciatori, è un posto molto panoramico, si vede bene il lago e anche le montagne all'orizzonte. Qui, come dicevo, c'è il Monte di Tremezzo, il Galbiga, il Monte di Lenno, che è la mia meta, e la cima della Duaria. Poi al ritorno scenderò in Val Perlana qua sotto. Lì sembra che qua c'è l'abbazia di San Benedetto, sembra che l'autunno abbia voluto segnalarla perché è l'unico punto in cui gli alberi hanno una colorazione molto accesa. Qui si scende in Val Perlana e tornerò a Ossuccio che è là sotto. Ho raggiunto il rifugio Boffalora, che è qua dietro di me. Ora salirò là sopra, sul monte di Lenno. Qui ci passa anche la strada. C'è una spolveratina di neve. Ma la giornata è anche meglio di quello che era previsto. Pensavo fosse più, anche se di là le cime si stanno coprendo. Ambiente molto suggestivo, là in fondo c'è Boffalora, qui è la cima della Duaria, sto salendo in cresta. Ho rincrociato la strada, la cima è là, qui c'è un bel sentiero che scende, probabilmente è quello che farò per tornare, passando dall'abbazia. Di là si sta coprendo, credo che a breve nevicherà, almeno da quella parte.
Sono arrivato in cima al monte di Lenno proprio mentre sta cominciando un po' a nevischiare. Anche un pallido sole si intravede in mezzo alle nuvole. La vista comunque è ottima, si vede benissimo il lago di Como, il lago di Lugano e anche le cime un po' inzuccherate all'orizzonte, mentre quelle più alte sono coperte. Comunque ambiente molto suggestivo, si capisce che sta per arrivare la perturbazione perché comunque le nuvole si stanno abbassando e c'è anche una bella arietta frizzante. Ecco qui la cima, le nuvole si stanno abbassando repentinamente, abbiamo la cresta che prosegue per il Galbiga, là c'è il Tremezzo, qua c'è il lago di Lugano. Da questa parte la via di salita con la bandiera tricolore, lì la cima della Duaria. Io scenderò, adesso ha cominciato a nevicare, scenderò lungo la cresta e mi butterò giù là in via in Val Perlana. Lascio la cima e proseguo giù e ritorno al bivio precedente, vediamo un po' com'è la discesa da quella parte. Eccomi all'imbocco del sentiero di discesa, dovrei passare per l'alpeggio di Pioda e poi andare a congiungersi con il sentiero che scende a San Benedetto. Andiamo a vedere com'è. Finora è un bellissimo sentiero, non riesco però a individuare l'abbazia dove si trova, dovrebbe essere lì sotto da quelle parti. Ora proseguo, arrivo a Pioda e poi da lì ci dovrebbe esserci un sentiero che scende giù, più ripido. Ecco Pioda, da qui mi sembra che non ci siano più sentieri, quindi posso supporre che ci sarà un po' da ravanare. Scendere giù di qua, anche perché il tratto non è tanto lungo per arrivare giù. Vediamo dove passare. Non bisogna fare il traverso, ma si scende direttamente la dorsalina che dall'alpeggio va dentro nel bosco. Non si vede molto la traccia, anche perché c'è la neve, però qualcosa si intravede. Allora, il sentiero non c'è, almeno io non lo sto trovando. Mi sto affidando un po' alla OpenStreetMap dove c'è segnata la traccia e anche una traccia GPS che avevo che mi conferma che qui c'è il sentiero, ma io non lo vedo, non ci sono segni, non vedo tracce, quindi sto seguendo la traccia. Vediamo se mi porta nel punto giusto. Ok, dovrei averlo trovato, questa traccia qua. Non ci sono segni né nulla che ti faccia capire che è un sentiero, però mi sembra la traccia più definita che ci sia. Il problema è che ho visto i cinghiali, mi sa che ci sono tante tracce di animali che confondono. La traccia porta a questa casa qua, sono sulla strada giusta, devo sempre proseguire in questa direzione girando di là. Qui il sentiero si vede bene, nel bosco è un po' poco. Oh, anche le indicazioni. San Benedetto, Boffalora. Ecco,
Probabilmente le case adesso sono servite dal basso, però dall'alto si è persa la traccia. Probabilmente non si scende mai. Quindi proprio c'è quel tratto intermedio in cui non c'è sentiero, non si vede. Sono arrivato all'abbazia, scusate se parlo a bassa voce, ma questo luogo qua, secondo me, è uno dei più affascinanti che ci sia sui Monti Lariani. Mi viene da parlare a bassa voce per preservare la religiosità del luogo. È veramente, veramente un posto fantastico. Ecco la Val Perlana completamente immersa nella nebbia. Sono quasi al bivio di stamattina che mi condurrà in breve Ossuccio. Sono tornato alla macchina, piove un po' adesso, eh? E fa anche un bel freschino. Allora, oggi ero indeciso cosa fare, visto il tempo incerto, dava brutto, molto più brutto di come è stato effettivamente, perché tutta la salita sono riuscito a farla all'asciutto. A scendere, quando sono arrivato all'abbazia, è cominciato a piovigginare, adesso piove abbastanza. Abitando a metà strada tra l'Ario e il Verbano, queste zone qua mi vengono comode come palestra. Questo è un giro facile. La cosa più insidiosa forse sono le mulattiere selciate con i sassi bagnati. Bisogna stare attenti a non scivolare. L'unico punto un po' rognoso è quella parte dall'Alpe Pioda a scendere a raccordarsi al sentiero che va a San Benedetto. Lì non ci sono segni, non si vede niente. Sono arrivato alle prime case, poi il sentiero si vede. L'abbazia di San Benedetto è un luogo davvero suggestivo, a me piace tantissimo perché pur non essendo lontanissimo dal fondovalle, si immerge in questa valle, la Val Perlana, e si trova in mezzo a un gruppo di larici, è veramente bello. C'ero già stato anni fa, con una giornata nebbiosa, un po' così come oggi, ma c'ha un fascino quel posto, è proprio un luogo del cuore.
Io vi ringrazio di avermi seguito fino adesso, anche in una giornata così, ma qui su aria sottile si gira sempre, tutto l'anno, in qualsiasi condizione climatica. E forse sono proprio le giornate così che spesso lasciano i ricordi più marcati. Vi invito, se non l'avete ancora fatto, a iscrivervi al canale, a mettere un like, a commentare se vi è piaciuta questa gita. E noi ci vediamo a un prossimo giro. Ciao a tutti e buona montagna.